anno i contadini comprano dalle grandi aziende i semi da piantare nel proprio terreno. Io metto da parte i miei. È questo che faccio, risparmio i semi. Sai, è la prima colza che vedo quest'anno. Sono tanti soldi. Che ne pensi? Mi dici perché l'hai comprata? È un investimento. Una busta per il signor Percy Schmeisser. Papà? Deve esserci un errore. Io ho i miei semi. La Monsanto afferma che il gene del seme della colza che avete coltivato nel 97 conteneva una tecnologia creata da loro. Sono già venuti. Chi sono quegli uomini, nonno? Perciò la Monsanto affermerà che tutti questi appartengono a loro. Allora andremo in tribunale. Signor Schmeisser, ha mai acquistato la colza dalla Monsanto? No. Signor Schmeisser, sono Rebecca Salco della People for Environmental Protection. Ci sono migliaia di persone che vogliono sostenerla. Diffonderemo il suo messaggio. Dicono che ho coltivato la colza della Monsanto senza una licenza. Tutto quello per cui ho lavorato è loro. Io vengo citato per aver fatto quello che la mia famiglia fa da centinaia di anni. La prima pagina del Washington Post. È grandioso! Poco meno di $1.200.000. Ecco quanto gli deve. Succede questo quando ti rivolgi a un avvocato. Perderemo la fattoria, Percy. Andate via da questa proprietà! Non vincerebbe. Abbiamo bisogno che vinca, Roger. Abbiamo solo bisogno che continui a combattere. Quello è il nonno. Andremo in Corte Suprema. Ve l'ha consigliato il vostro avvocato. Non glielo ho ancora detto. Come crede che andrà a finire? Ci sono molti agricoltori in tutto il mondo che non possono ribellarsi. Io voglio farlo. Questo è un caso di violazione di brevetto. Se lei vincerà, nessun contadino potrà più essere citato per aver conservato i propri semi. Quello che fanno non è giusto. Qualcuno deve dire qualcosa. Non diamo loro quello che vogliono.